Torna il Torino Comics e quest'anno lo fa nello spazio Oval del Lingotto. Tra i super ospiti anche Kenny Baker, celebre per aver interpretato il robot R2-D2 nella saga di Guerre Stellari, che ha firmato autografi e scattato foto con i fan. Molti fumettisti agli stand, tra cui Silver, papà di Lupo Alberto, a cui abbiamo domandato quanto ci sia di ogni autore nei personaggi a fumetti. Non ho mai cercato di fare un personaggio autobiografico, insomma, non sono sempre stato attento appunto a non raccontare troppo di me, perché insomma, così, per una scelta personale. Ho fatto Lupo Alberto quando avevo 20 anni o poco più, insomma, quindi lui in qualche modo era la mia proiezione, insomma. Lui ha sempre avuto tra i 25 e i 28 anni, cioè, diciamo così. Solo che per lui il tempo si è fermato, per me invece no. Spazio anche per gli amanti dell'horror e delle nuove serie televisive come Game of Thrones e per gli appassionati di gadget, dai supereroi storici come Batman fino al mondo giapponese, passando per grandi personaggi creati da Walt Disney. Alcuni stand dedicati ai videogiochi, ma i più numerosi sono stati anche quest'anno i cosplay, che hanno potuto incontrare i loro doppiatori preferiti, tra cui Domitilla D'Amico, voce di Scarlett Johansson e Anne Hathaway. Per fare questo mestiere devi essere un'attrice e poi, diciamo, lo scegli, perché ovviamente è un mestiere particolare, stai sempre al buio, entri nell'anima del personaggio che doppi, devi essere un tutt'uno con l'attore, è una cosa molto difficile da fare. E tra i vari padiglioni non solo ragazzi in costume, ma anche alieni che passeggiano indisturbati sotto gli occhi di Joker, ancora alla ricerca di Batman. Aspetto Batman!